Sono DJ. Di quelli che alla radio ascolti quando vuoi. Quando vuoi. Suoniamo le canzoni che volete voi. Poi. Ma un'eccezione all'anno. Buongiorno. Tutti danno sempre voce a Babbo Natale. Nessuno ha mai dato la voce a una stella di Natale. Come mai? Perché noi siamo sempre emarginate. Io sono la rappresentante del sindacato Stelle di Natale Italiane. Noi vogliamo voce negli spot. Basta. Spero che passi velocemente il Natale, perché lo sto perdendo. Anch'io, perché non metti via quella solo. Stella che dobbiamo fare il Begolino TV. Tutti. Ce ne l'ho la stella! Ma perché? Ma scusa, le stelle di Natale non le considera nessuno. È lo stesso. Come lo stesso? Poi si intiappiscono, poi si intiappiscono. Allora, buongiorno, 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 Begolini. Scusa, perché tiro via questa musica urticante. No, urticante, ricordate. Anzi, okay. Ringraziamo prima tutti quelli che hanno già acquistato la canzone di Natale di Radio Bruno. Auguri, auguri di Radio Bruno. Sui vari digital store, 99 centesimi per Ageop. E invitiamo quelli che ancora non l'hanno fatto a farlo, perché è una bella cosa per i bambini, per i genitori e per i bambini. Begolini, sta buono, Begolini. Ma è un po' nervoso. Sai perché? Perché si è divertito molto stamattina, Begolino, con Filippo. Beh, Filippo, sai, diciamo, che stamattina abbiamo Filippo, avuto 4 anni, una abbiamo potenza avuto umana. Dei momenti veramente incredibili. Allora, intanto, qui abbiamo le facce dei tre deficienti, regista compreso, strana coppia, stamattina con il Begolino di Rita. Wow! Ecco, assolutamente, Santa Viola e ovviamente anche Patrizio. Rita e Patrizio, Rita Production, Rita Produzioni, che fa questi pupazzini. E poi arriva la famiglia. E poi arriva la famiglia, arriva questa famiglia, la famiglia felice, forse il papà un po' meno. Eccolo qua con Filippo, iperattivo, è quello che canta la canzoncina, sì, giusto? Sì, sì, Filippo, Irene e il papà Federico. Guarda lì che bel quadrittico. È un quadrittico, è un quadrittico, anzi un cinquittico, perché siamo in cinque. Sì, siamo. Ecco, assolutamente. Ecco qua, adesso ancora meglio nel dettaglio, guarda che meraviglia. Ma secondo te il fatto di far vedere ad uno smartphone le foto da un tablet non è una cosa ignorante? No, è geniale. È geniale. Io addirittura io aggiungerei una poesia, sì, una breve poesia. Aspetta, auguri. L'Ananova, che è Slavi, la nostra amica Slavi, che ci ha mandato questo libro, questo libercolo veramente meraviglioso. È un po' hard come libro, però. Sì, diciamo, però a me piacciono molto le foto, tra l'altro. Allora vorrei leggere, se tu mi fai il sottofondo musicale, non fare deficiente, come al solito. Posso vedere che così lo faccio a tema? È questo, è il silenzio. Il tema musicale, tu devi star zitto. Sottofondo musicale per il silenzio. Ok. Le mani parlano, gli occhi si fissano, la voce tace e le sensazioni prendono vita, abbracciando questo momento di silenzio, sperando che ce ne sarà un altro, e un altro, e un altro ancora. Bella. No, non ti permetto. Ma non la poesia. Chi l'ha letta? La poesia è veramente molto bella. Tra l'altro, chi ha letto la poesia l'ha letta molto bene. Allora, torniamo, ricapitoliamo. Allora, stamattina abbiamo fatto, c'era Filippo, Natale con noi, Natale con i tuoi. Ci sarà un altro ospite, domani è l'ultimo. Domani è l'ultima, ce lo togliamo dalle mani. No, nel senso che non ne potevamo assolutamente più di avere degli ospiti, anche perché gli ospiti vengono e sporcano, e quindi non è vero. Assolutamente, noi stasera saremo in quelle del Teatro Storchi. Stai fermo, nel Teatro Storchi a Modena. Lo portiamo stasera. E poi lo mettiamo sulla spalla di Patrick Salati, ecco, che mentre canta ha questa cosa. Però stavo guardando una cosa, vieni più sotto perché non ti si vede. Perché io sono sempre un po' di qua, hai ragione. Ecco, il solito gioco ignorante. Diamo appuntamento a domani, stasera allo Storchi, vi aspettiamo. Grande appuntamento. Ciao da Begolino TV, ciao.